Cammareri Daniele. Buonasera. Allora, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, famiglia, dove vivi? Sì, mi chiamo Cammareri Daniele, sono sposato, ho due bambine, abito a Culturano, svolgo la professione di avvocato a Milano. Sei un attivista? No, non sono un attivista, ho partecipato a qualche riunione nella sala consiliare di San Donato Milanese, che è, diciamo, il centro principale rispetto al mio luogo di abitazione. Io abito a Culturano, un paesino molto piccolo, di 2000 abitanti, a metà tra Melegnano e Peschiera Borromeo, quindi diciamo che la città più grande è quella di San Donato Milanese. Abbiamo dei consiglieri a San Donato, hai visto? Sì, Non sì, sì. hai avuto contatti con Beh, loro? contatti li ho avuti tramite il blog, ho letto molte di quelle cose che hanno scritto, che hanno fatto, logicamente. Allora, domande a caso tra quelle che abbiamo. Sai che è stato fissato il compenso dei consiglieri a 2.500 euro netti. Qualcuno pensa che tale cifra si dovrebbe commisurare allo stipendio precedente di chi viene eletto, in modo che non sia economicamente troppo sconveniente. Tu cosa ne pensi? Io sono, sì, sono d'accordo, penso che un adeguato compenso debba essere riconosciuto per chi svolge una professione nobile come quella nell'ambito dell'attività politica. Ritengo che una somma di 2.500 euro sia una somma sufficiente e idonea per lo svolgimento appunto dell'attività di consigliere. Ok, qual è la posizione del movimento rispetto alla possibilità da parte di un parlamentare di esercitare anche un'altra professione durante il mandato? Cioè si può fare un altro lavoro mentre si è eletti per il movimento? No, mi sembra che lo statuto parli chiaro, in proposito, le due posizioni sono incompatibili, quindi è giusto che uno che svolga un'attività politica la svolga a tempo pieno e quindi lo svolgimento di un'altra attività logicamente potrebbe limitare lo svolgimento dell'attività politica. Quindi mi sembra giusto, ma io sono pienamente consapevole, ho letto lo statuto, ho letto tutto in proposito e quindi se sono qui è perché aderisco completamente e pienamente alle idee del movimento. Va bene, faccio un'altra domanda. Allora, ipotizziamo che tu sia eletto, sia un consigliere regionale. Come immagini la tua giornata tipo? Beh, la giornata tipo penso che debba svolgersi soprattutto con incontri quotidiani. Nel cui ambito di queste riunioni si debba appunto discutere sulle questioni principali che poi dovranno essere affrontate giorno per giorno. Quindi credo che sia un continuo scambio di idee, di pensieri, di coordinamento tra tutti per poter affrontare al meglio le questioni che poi verranno dibattute. Immagino che sia così. Un'altra domanda un po' diversa. Allora, essere un rappresentante significa spesso subire, un rappresentante eletto del movimento, si intende, significa spesso subire forti pressioni personali, trovarsi in situazioni di contrasto, dover compiere magari scelte non facili in certi momenti, subire forti stress. Tu pensi di essere in grado di gestire bene situazioni di questo tipo? Io penso di sì, perché insomma, la mia professione di avvocato non è che sia semplice, ve lo posso assicurare. L'ansia è perennemente presente nella mia persona, quindi ritengo da questo punto di vista di non avere particolari problemi. Sei allenato molto più della media degli No, questo non lo altri. so, so solo che l'ansia mi attanaglia tutti i giorni, insomma, perché dopo tutto, insomma, fa parte del mio lavoro, io dovendo affrontare questioni in cui gli interessi in gioco sono notevoli anche per i miei clienti, logicamente mi addentro completamente in queste situazioni e non dico che non dormo la notte, però insomma il pensiero, l'ultimo pensiero prima di andare a dormire, il primo pensiero che mi sveglia è sempre legato al mio lavoro, come penso la maggior parte di voi, insomma. Civilista, faccio separazioni, divorzi, diritto familiare.
Va bene, senti, l'ultima domanda, ti offri anche per la presidenza o solo no, come consigliere? No, non mi offro per la presidenza perché non avendo esperienza politica mi sembrava veramente esagerato propormi come presidente, vorrei fare un po' di esperienza politica e poi, vabbè, poi si vedrà, ma momentaneamente non ho dato la disponibilità in questo senso. Va bene, grazie. Grazie a voi.